Le malattie neuronali non sono infezioni, ma infarti. La nostra malattia è la scomparsa dell'estraneità. Chi dello stesso vive, dello stesso muore. Non esplodono soltanto bombe o città incendiate. L'animo umano è una bomba e brucia la realtà. Dove vivo non voglio morire, ma dove muoio non voglio andare. Restare voglio, dove non sono mai stata. Io non faccio più diagnosi. Ogni diagnosi è il semplice tentativo di riempire una casella vuota senza nome. L'insorgere sparso di senso di protezione, sicurezza, tenerezza, orientamento. Dove vivo e qual è il mio posto se ogni luogo non è altro che una copia di immagini. Tutte le utopie, semplici banderuole rosse su una cartina geografica della storia. Ogni epoca ha le sue malattie dominanti. La nostra è l'epoca degli antipsicotici, degli antidepressivi, del Valium. Non abbiamo più nemici. I nostri sistemi nervosi crollano. Le nostre malattie non sono infezioni, ma infarti. Reazioni immunitarie contro noi stessi. Come liberarsi dall'ossessione di essere unici? Come sopportare senza panico la solitudine? Io uso tutto ciò che aiuta. Omeopatia, cattolicesimo, uniformità per ristabilire un'unità, per resistere al vuoto, anche se l'intero mondo è scomposto in mille pezzi. Da dove può venire la nostra medicina? Come si può attivare l'autoguarigione? Cerco il punto esatto nel cervello, quella casella vuota, collettiva, da cui partono tutti i fili conduttori, il punto esatto in cui si può attivare l'autoguarigione. Anche se siamo semplici copie di biografie, l'idea stessa può aiutarci a superare la solitudine.